Gli avviatori di emergenza professionali presentati da BP sono unici e all'avanguardia. Tanti modelli per tutte le esigenze. Giorno 2, automoto d'epoca Bologna, non più Padova. Ho approfittato dei ragazzi che stavano lavorando. Ho detto: ma cosa stanno facendo? Stanno scoprendo la Ferrari di Gilles Villeneuve. Grazie ragazzi, scusate, vi ho immortalato. Vi vedrete su Bruce Garage. Che bello, ci vediamo alle 6 allo stand della Mafra. Vi aspetto. Che spettacolo! Pensa che piloti che erano, Adesso sono telecomandate quasi. Quasi, Mamma mia, ragazzi. Io qua c'ho il modellino. Non vi dico quante volte ho perso lo stop. Ricordi di bambino. No, vabbè. Grazie. E va bene, andiamo avanti. Abbiamo iniziato bene, guardate qua che doppio siluro della Gilera. Questo è proprio uno stand che tra altri guerra, prototipi, auto da corsa. D23 Spider Pininfarina. Cos'è? Un oggetto disegnato da Colani. Lo stile è quello. Ah sì, infatti, Colani. Uno stile e un design inconfondibile. 400 km orari, 7 litri Ford, 1000 cavalli, International Class Record Car with Front Wing, Siphon Car 92. Si vedeva che era una Colani. L'ho beccata da lontano, vabbè, talmente particolare che... Non era difficile, dai. No. Ce l'ho letto dopo. Cazzo, che roba. Un visionario, comunque, Colani. A me sotto certi versi mi ricorda Salvador Dalì. Salvador Dalì del design delle auto. Adesso, no, vabbè, Salvador. Guarda qui. La Martina. Da perdersi, ragazzi, c'è tutto il padiglione delle moto che devo ancora fare, non l'ho fatto ieri, non so neanche se ho visto tutte le macchine dei privati, forse no, vabbè, comunque oggi c'è tempo, ce le riguardiamo tutti bene, con calma e con comodo. Ciao. Ragazzi, notate la particolarità di questa Abarth 1600 Spider alle mano, bellissima, davvero molto molto particolare. Beh, questa è ancora più particolare, Fiat 500 Spider Elegance. Fatta da Buono. 308 Carter Secco, ma soprattutto Kunta 5000S. Dino 246. Un bel 430 GTC. 355 berlinetta. Lì vedo un T1 da Super Collection, un Riva Acquarama da impazzire. Va bene, va bene.
iniziamo bene la giornata. Ciao, automoto d'epoca, Bologna, non più parlo. Che incrocio di inglesi con dietro una Flaminia super leggera di un panna molto composto, molto elegante. E voilà. Ciao, vediamo questa DeLorean rieditation. Back to the Future. Qua a un certo punto Doc ci metteva la pattumiera, giusto? Questo qui è l'ultimo. Tempo e soldi ne ha spesi qua per farlo. Super carina, simpatica, mica da ridere. Allora. Io non so se ieri qua ho fatto foto, video. Ah, ragazzi, questo volevo far vedere, cioè ci sono, ho visto 3-4 Miura qua, ragazzi, mamma mia, questo colore poi tra l'altro non ho mai visto, questo rosso merlotto, macchina da milioni, chiaramente la richiesta non c'ha, venduta, cazzo, raga, venduta, scusate, sorry. Venduta miliardi. Ragazzi, ci sono le macchine più belle del mondo, degli America. Cambio manuale solo 28.000 km, IVA esposta 100%, 85.000 euro. Giulia, questo ieri lo guardavo che mi piaceva molto questo 500 SL. 31.000 euro con la Mighe Pack, 137.000 km. Ragazzi, sono già salite di un 30% rispetto a qualche tempo fa. Andavano comprate prima. C'è niente da fare. Vediamo. 19.500 km come nuova. Nuova Eccelsa. 8C, naturalmente 345.000 euro. Vi posso dire davanti ai miei occhi che 3-4 anni dopo che era uscita, con 60-70.000 km, ma si faceva fatica a dargli 40-45.000 euro. Pazzesco, come queste si ritiravano con 30.000 km, 20.000 euro, macchine del 2003, nel 2007, 2008, 2010, 4.2 Spider. E questo è il R107 di un colore meraviglioso, rosso, che bello. 85, non c'è il prezzo, ma è bellissimo, no? Volevo sapere quanto costava. Quant'è, scusi, la richiesta per questo 107, mi perdoni? La richiesta per questo 107? Ah, mi perdoni, ho visto Mercedes bellissime di qua e di là, pensavo foste gli stessi. Chiedo scusa. Complimenti per quel 55 MG che avete venduto ieri, eh. Bello, raro il colore. Poi voi avete preso anche bene, se quello è il prezzo. Complimenti, ciao. Ragazzi, quando uno è bravo bisogna dirgli. L'ha venduto quel 55? 20 rotti mila euro. Ah, vediamo questa qua. 79 di 278, 17.000 km. Allora, lo Spider 125, mentre invece coupé 1036 esemplari contro 278, 87.500 euro. Lì dietro c'è un 4 porte. Non riesco a vedere il prezzo, l'hanno venduto, appoggio sta borsa. Ragazzi, c'è un valigione che non finisce più. Venduta 16.950 euro. Beh, c'era chilometri 98.000. Però se c'era bello oggetto, un po' di difetti, ma ragazzi, motore, sound da paura. Prego. Non ti hai visto quella che ci ha comprato Marco dell'Autodream? Vediamo, tiene una Ferrari 29.5. Va bene, andiamo avanti, vediamo se c'è ancora la borsa. Super condizioni, super prezzo. GT 1006, 17.5 con 106.000 km. Voilà. Ah, non avevo visto lì che c'era una Dallara addirittura.
ricarico il malloppo. Allora, Biga Garage. Argento dal vivo non l'ho ancora vista. Solido, venduta, 4S manuale, turbo brown molto bella, Wimbledon green, turbo 996, molto carina. Oh, ci vuole, sono a Cosworth di Oriol. Bello. Sento odore di benzina. Devo stare ancora più attento con i Mini Cooper S. Bella, Escort Cosworth con Pinnoi, 912 Albert Blau, gamma coupé, sempre piaciuta. Fuglia, vabbè ragazzi, neanche a dirlo, sapete quanto amo la Fuglia io. Cioè, da morire. Porco cane. Porco cane, 944 cambio Rubinstone Red. Minchia. Posso entrare, permesso? No ragazzi, un 944 Rubinstone Red, sto male. Mamma mia. 174.000 km del 90. E parlavo ieri con una signora, diceva, ah, ma le macchine rosa. Dico, guarda, ci sono per esempio case come la Porsche che fanno dei rosa meravigliosi, come il Rubinstone Red, mitico sulle Carrera RS, che poi loro da anni editano. Bello anche sto Boxster S. Questo non è un Wimbledon green, è un altro green. Che green è questo qua? Liber Turkish. Ecco. Liber Turkish Metallic. Invece quello lì è un Wimbledon. Esatto, Wimbledon green. Mamma, che bei pezzi che ci avete, bravi ragazzi. Scusa, posso chiedere, cos'è la richiesta per questo? 30. 30.000. E anche la più bassa del mercato. Ce n'è una a 27, molto bella, ma è venuta fuori una settimana fa. Non volevo rompere le balle. Ciao, buon lavoro. Ciao. Grazie. Che bello, eh. Vabbè, uno che gli piace quel modello lì, ragazzi. Sì, 170.000 km. Ma sì, motore nuovo, ma chi se ne frega. Ragazzi, guardate quell'RS38. Io da ieri che sto male. L'avete visto nel video? L'avete visto? Io voglio sapere quanto costa. Voglio sapere quanti salvadanai devo rompere qua. Ecco, io stanotte sono andato a letto pensando a lei. No, mi sento male, mi sento. Anche tu hai sempre belle macchinette. Belle macchinette, questo qui è una roba, dai. Sto RS38, io stanotte non ho dormito, cazzo, stamattina alle 7 ero sveglio, ho detto io devo andarmela a rivedere, voglio saperne di più, voglio sapere quanti salvadanai devo rompere, ce li ho grossi, ma mi sa non abbastanza. Io... No, adesso vorrei dire una cazzata. No, no, se me lo dici, ma secondo me... 1.050.000. 1.050.000. Io ho fatto così, mentre dicevi 700.000, così, ragazzi, mi sento male, adesso vado a rompere il salvadanaio veramente. Ma è un RS38, Ce ne sono 55 almeno. Cioè... E gialla. No, minchia, sto male da ieri che sto male. Io ero qua poi nel 92, quando hanno presentato il Turbo S, ancora al Motor Show, che era giallo, che poi è quasi identico il Turbo S. Sì, sì. Piccolissime differenze sulla lettone. Minchia, c'ho ancora le foto da qualche... Ma io stanotte non ho dormito, pensavo a sta RS38, ho detto, minchia, è vero, è uno dei loro, è uno dei 50, è giallo. Com'è che ti chiami? Noi ci siamo già visti l'anno scorso. Ciao. Enrico, Bruce Garage. Mi aveva colpito l'anno scorso che avevi anche quel M6 Cabrio americano. Quello non è il mio, infatti no. Infatti era tra i privati, era? No, 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 non, dico, era... non è il mio brand. Comunque manuale, un bel pezzo, un bel quello pezzo. Lì. No, ragazzi, io me ne devo andare, se no mi denunciano per stalking qua. Io me la devo comprare. Tra lei e il GT2 993 subito dopo. Solo che questo ormai siamo sul milione. Il GT2 l'ha lasciato da un po' il milione. Siamo sui due. Va bene, andiamo avanti. Cambio la maglietta. Ciao ragazzi, state connessi. Mamma mia.